Ehi tu, dico proprio a te, bambina, adolescente, donna di mezza età, nonna, vuoi dimostrare a tutti quanto tu sia forte e indipendente? Compra una Barbie, la bambola di cui hai necessariamente bisogno per sentirti compresa e apprezzata. Perché? Ma te lo spiego subito. Barbie può essere e fare ciò che vuole, non deve tenere conto e non ha bisogno di nessuno. È libera. Barbie non è un semplice giocattolo, ma un modo di pensare, lo stile di vita che tutte voi dovreste rincorrere. Unitevi a loro, comprate una Barbie. Che tu sia una figlia, una madre, una casalinga o una lavoratrice non fa differenza. Urla anche tu al mondo quanto ti senta fiera di essere una donna autonoma e capace. Compra una Barbie! Come penso si sia facilmente intuito da questa intro volutamente provocatoria e sopra le righe, l'ultima pellicola di Greta Gerwig da giovedì scorso disponibile nei nostri cinema non mi è proprio piaciuta per diversi motivi, che andrò ad illustrare in questa recensione cercando di spiegarmi al meglio possibile e soprattutto soppesando attentamente i giudizi per raggiungere una sorta di equilibrio, a differenza di quello che hanno fatto con Barbie. Sarò sincero, di questo film non me ne fregava una beneamata mazza, a giudicare dai trailer, in particolare dalla tanto chiacchierata citazione a 2001 Odissea nello spazio, che a me non ha mai entusiasmato, mi aspettavo una tresciata paurosa che magari avrebbe potuto strapparmi qualche risata, ma conoscendomi non ci avrei messo la mano sul fuoco. Purtroppo mi sono clamorosamente sbagliato, e dico purtroppo perché ciò che ho trovato nella pellicola è infinitamente peggio di qualunque cosa avessi mai potuto immaginare. Il film parte come una leggera commedia, ma non tarda a trasformarsi in un pesantissimo spot commerciale di 2 ore sulla famosa bambola, condito da una sottospecie di critica sociale estremamente pomposa e superficiale. La sceneggiatura è praticamente inesistente, quello a cui assistiamo sono più dei pretesti per mettere in scena un determinato messaggio. Tutto viene sacrificato in suo favore, ma questo è vecchio, stantio, sta di già visto, soprattutto perché viene messo in scena in modi veramente poco interessanti. Il regista non approfondisce con un minimo di delicatezza inventiva questi concetti, che risultano quindi per il pubblico poco accattivanti, ma si limita a ripeterli allo sfinimento. È un continuo martellare su queste ideologie, sulla carta anche giuste, ma raccontate in modo troppo piatto e banale per far sì che penetrino a fondo anche nello spettatore più imbecille. In questo modo, però, nonostante il tutto venga filtrato attraverso un'ironia che definirei frizzante, per non dire quasi demenziale, la pellicola si rivela essere di una pesantezza inaudita. Dura più o meno un paio d'ore, che a me sono sembrate 12. A fine visione ero completamente svuotato, mi sentivo prosciugato nell'anima e a giudicare dalle reazioni in sala non ero l'unico. Questo è successo perché la messa in scena è totalmente sbagliata per ciò che il film voleva comunicare. Dal mio punto di vista, l'unico modo per trasmettere valori come l'uguaglianza e l'autoaccettazione, in particolare da parte della donna, sfruttando l'icona di Barbie, sarebbe stato attraverso la sua destrutturazione e distruzione, non tramite un'esaltazione, come invece è stato fatto. Come il film ci ha tenuto a ricordare fin dai primi minuti con quella sequenza ispirata al capolavoro di Kubrick, Barbie è stata un'innovazione nell'ambito dei giocattoli. Per la prima volta le bambine potevano usare una bambola per giocare a qualcosa che non fosse necessariamente fare la mamma. Allo stesso tempo, però, ciò che veniva venduto loro era un ideale irraggiungibile di bellezza e perfezione, che nel corso degli anni ha dato vita a non poche controversie. Al giorno d'oggi, sebbene nell'immaginario collettivo continui ad esistere uno specifico prototipo di Barbie, in giro ce ne sono di tutti i tipi. Diversificazione tra l'altro iniziata nemmeno troppo tempo fa. Solo nel 2015 hanno cominciato ad uscire Barbie con fisicità diverse, ma questo non è stato fatto dalla causa di produzione in nome di una presunta inclusività, bensì semplicemente per vendere il più possibile. Barbie è uno dei più grandi simboli dello sfrenato consumismo portato dalla nostra società capitalistica e trasmettere determinati valori attraverso la sua esaltazione è un paradosso che non può funzionare. Chiaramente, essendo la Mattel, azienda produttrice delle Barbie, direttamente coinvolta nel progetto, non poteva essere altrimenti, ma il film non riesce minimamente a mascherare questo fine pubblicitario, a causa del quale va a perdersi anche la forza dei messaggi che la Gerwig voleva comunicare. E a tal proposito, possiamo collegarci a un altro grande difetto della pellicola, ovvero la sua ipocrisia. Nel film la Mattel si prende gioco di se stessa in modo estremamente caricaturale, forse anche troppo, ma non lo fa mai fino in fondo. Se da un lato si autocritica, dall'altro continua a tirare acqua al suo mulino. Ci sono delle Barbie estremamente distanti dal prototipo originale, ma invece di spingere su di esse per esaltare l'accettazione della diversità, queste non vengono mai messe al centro della scena e alla fine rientrano addirittura nei ranghi. I Ken sono degli esseri relegati ai margini del sistema, considerati poco o nulla dalle donne al potere, e se riescono a trovare un minimo di riscatto non lo devono certo a loro stessi, ma a Barbie, e non una Barbie qualunque. È la Barbie stereotipo a risolvere la situazione.
Così questa stupenda bambola, prima simbolo sessualizzato della ragazza bella ma stupida, incarna adesso la forza femminile che si staglia contro il terribile patriarcato, in un'operazione di pulizia del marchio a dir poco maldestra e per quanto mi riguarda tutt'altro che efficace. Mi raccomando, compratela tutti! È un vero peccato che il film si perda così tanto in un marasma di bassa retorica populista, perché le basi gettate inizialmente erano anche carine, ma la scrittura comincia a collassare su se stessa dopo i primi 20-30 minuti, proprio perché evita in tutti i modi di intaccare l'icona di Barbie. E così gli spunti più interessanti di sceneggiatura sfumano in un batter d'occhio, in favore di una rappresentazione estremamente superficiale della posizione della donna nella nostra società. Piuttosto che da Greta Gerwig, questa pellicola sembra quasi essere diretta da Erfaina quando ancora cominciava i video tirando gli accendini. I personaggi sono tutti estremamente stupidi, non solo i Ken e gli uomini, ma anche le Barbie e le stesse donne del mondo reale. Non c'è nessuno che sia degno di nota, sono tutti piatti, bidimensionali da fare schifo, privi di personalità e cambiano da un momento all'altro senza un reale motivo. Alcuni arrivano addirittura ad essere delle vere e proprie macchiette, nonostante pare continuamente che il loro ruolo debba avere una certa rilevanza, vengono spesso dimenticati, quasi parcheggiati fuori dallo schermo in attesa di essere nuovamente inquadrati, sparare la loro battuta, sparire di nuovo e buonanotte. Esattamente come per il modo in cui sono stati trattati i vari messaggi, anche i personaggi e i rapporti tra essi risultano di una superficialità disarmante. Su questo il film ha indubbiamente una sua coerenza, ma non è affatto positivo, soprattutto perché la stupidità dei vari individui contribuisce, insieme alla banalità della messa in scena e alla ripetitività dei concetti e delle battute, a quell'enorme senso di pesantezza di cui parlavo in precedenza. Quello sì che è profondo come la fossa delle Marianne, a differenza di tutto il resto. Non siamo neanche sul livello cinematografico così elevato da poter compensare le mancanze del contenuto tramite la forma. La regia della Gerwig è abbastanza anonima, non vi è né un'accurata ricerca nella composizione delle inquadrature, né la presenza di chissà quali movimenti di macchina volti a caricare di significato determinati elementi. È una regia che si limita ad accentuare il tono grottesco della pellicola, soprattutto quando ci troviamo all'interno di Barbieland. La definirei di mestiere, esattamente come la fotografia. La cosa più interessante sono senza dubbio i costumi e le scenografie. Carino il fatto che tutte le Barbie siano vestite come le varie versioni della bambola. Riconoscere gli abiti può anche essere un simpatico giochino per chi è appassionato o anche solo conosce il prodotto, mentre per quanto riguarda le ambientazioni, credo non si potesse fare meglio di così. Barbieland è rappresentata in modo impeccabile, con queste scenografie surreali, plasticose, che restituiscono perfettamente l'idea di enormi giocattoli all'interno dei quali vivono i personaggi. Trasmettere questa sensazione non era così semplice come si può pensare, ma ci sono riusciti alla grande. A non essermi piaciute sono invece le musiche, anche se il film non è propriamente un musical, sono presenti diversi brani, ma li ho trovati tutti estremamente dimenticabili, tant'è che non me ne ricordo nemmeno uno, e le varie citazioni sparse qui e là, alcune totalmente superflue, come ad esempio quella su Matrix che è possibile vedere anche nel trailer. Sembra buttata lì solo per incrementare la presunta aura autoriale della pellicola, che è invece totalmente assente. Barbie è prima di tutto un gigantesco spot commerciale. Vorrei poter dire il contrario, ma a fine visione ho davvero avuto l'impressione di aver assistito ad una lunghissima pubblicità, tramite la quale Greta Gerwig ha cercato di far passare un messaggio che, seppur corretto e purtroppo al giorno d'oggi ancora necessario, non trova giustizia all'interno di una messa in scena totalmente sbagliata. In questo modo il film è passato dal voler trasmettere determinati concetti a far leva su essi per essere apprezzato da chi già possiede quelle ideologie. Infatti sono convinto che questa pellicola piacerà maggiormente alle donne e agli uomini che già riconoscono come sbagliati determinati comportamenti. Quelli che invece li esercitano e ragionano in modo nocivo, che sono i veri destinatari del messaggio, non lo recepiranno mai. Nonostante il film non mi sia piaciuto, sono comunque contento di averlo visto al cinema per due semplici motivi. In primo luogo, ero in una sala strapiena ed era veramente tanto tempo che non mi capitava. Certo preferirei che succedesse con altre pellicole e non con Barbie, ma questo è un altro discorso. La campagna pubblicitaria è stata molto efficace. In secondo luogo, vedo che il film sta spingendo le persone a parlare e confrontarsi su un argomento spinoso come la parità di genere, e nulla potrebbe rendermi più felice. Mi auguro di aver espresso il mio pensiero generale su questo prodotto nel modo più chiaro possibile, evitando inutili fraintendimenti, che qui ormai basta un attimo e arrivano i colpi di maschilista a buttarti giù la porta di casa. Ma adesso voglio scendere un po' più nel dettaglio e fare spoiler. Quindi, se ancora non avete visto Barbie, vi sconsiglio di proseguire con la visione del video. Per tutti gli altri, gli spoiler cominciano tra 3, 2, 1. Una delle cose che ho particolarmente apprezzato nel film, per non dire addirittura l'unica, è la parte iniziale, durante la quale viene presentata Barbieland.
Mi è piaciuto come lo stile di vita delle bambole richiamasse il modo in cui vengono usate dai bambini. È stato un gioco a cui ho preso parte volentieri e la società matriarcale rappresentata in questo microcosmo immaginario mi sembrava potesse offrire spunti di riflessione interessanti, anche se non capivo dove volessero andare a parare. Tutto mi è stato più chiaro nel momento in cui Barbie mette piede nel mondo reale insieme a Ken. È a quel punto che il film ha cominciato a perdermi. Greta Gerwig porta su schermo una realtà totalmente opposta rispetto a quella vista in precedenza, ma ne mantiene il tono caricaturale sopra le righe per evidenziare, nel modo più didascalico possibile, la tossicità della figura maschile nella società odierna, non limitandosi a mostrare, ma mettendo addirittura in bocca ai personaggi parole che chiaramente rappresentano il suo pensiero. «Non avete più un patriarcato?» chiederà Ken a un certo punto rivolgendosi a un uomo, che risponderà «Sì, ma lo nascondiamo meglio!» Nel mondo reale sono gli uomini a comandare per il semplice fatto di essere uomini, mentre la donna viene sminuita e oggettificata. Il regista ripete continuamente questi concetti senza mai approfondirli o affrontarli veramente, puntando sempre su una messa in scena esagerata che vorrebbe essere satirica, ma nella maggior parte dei casi risulta solo estremamente stupida. Ne sono un perfetto esempio tutte le sequenze riguardanti il gruppo di uomini a capo della Mattel, società che se da un lato si autocritica, dipingendosi in modo ridicolo, dall'altro resta abbastanza indulgente con se stessa, perché ricordiamo che queste bambole non si vendono mica da sole. Quindi se prima il personaggio, interpretato da Will Ferrell, è indignato perché le bambole di Ken stanno andando a ruba e questo non va bene, lui non vuole vendere Barbie per il profitto, ma per il messaggio che trasmette, ecco che dopo acconsente sorridente alla creazione di Barbie ordinaria in nome del dio denaro. Oltre a questa rappresentazione macchiettistica della nostra società patriarcale, come se fossimo ancora fermi negli anni 60, il film, mentre Barbie si trova nel mondo reale, non racconta assolutamente nulla. La trama sembra proprio interrompersi e venire accantonata. Ricordiamo che la protagonista aveva intrapreso questo viaggio alla ricerca della bambina con pensieri negativi che aveva condizionato la sua vita. Questo pretesto per far partire la storia mi aveva portato una serie di domande. Mi chiedevo in che modo Barbie si sarebbe avvicinata alla ragazzina, come le due si sarebbero potute confrontare e soprattutto quale aiuto un personaggio portatore di valori non proprio positivi avrebbe potuto fornirle. Ebbene, tutti questi miei interrogativi, sorti penso in modo naturale conseguentemente a ciò che il film stava raccontando, vengono completamente ignorati. Barbie va dalla bambina e non si sa bene cosa volesse fare. Quella si trova davanti una persona in carne ed ossa che sostiene di essere la famosa bambola e non batte ciglio. Parte con un cazziatone che racchiude tutti i lati negativi di Barbie, argomento poi chiaramente non più tirato in ballo. Viene tutto concentrato in quel discorso come a voler depennare la questione il prima possibile dalla lista delle cose da dire, della serie noi lo abbiamo messo, così nessuno potrà lamentarsi del fatto che non abbiamo parlato anche degli aspetti più controversi del nostro prodotto. Ma ora torniamo allo spot pubblicitario. A questo punto entra in gioco la mamma che vede Barbie, si illumina esattamente come la figlia non fa una piega. Corre da lei come se vedere una Barbie in carne ed ossa fosse la cosa più naturale del mondo. Entrambi questi personaggi non si pongono la minima domanda sul come e perché una bambola abbia praticamente preso vita. Ma sorvoliamo, c'è sempre da risolvere il problema di base, perché scopriamo che i pensieri negativi che hanno colpito la protagonista arrivavano dalla madre, non dalla bambina. E cosa farà Barbie stereotipo per aiutare questa donna triste e depressa a risolvere i problemi con la figlia? Assolutamente niente. Queste tre si dirigono allegramente a Barbieland e tutto si risolve senza motivo. Il loro legame si riappacifica, la ragazzina che prima detestava Barbie diventa la sua fan numero uno e finisce così. Tutta questa storia serviva solo per far arrivare la protagonista nel mondo reale e criticare il patriarcato, nulla di più. Anche perché ciò che succede a Barbie in quel momento della storia non è che porti ad un suo sviluppo. Non capisce quanto la loro società matriarcale sia sbagliata per le molestie subite. Quel messaggio gli arriva una volta che torna a Barbieland e sperimenta sulla propria pelle la stessa discriminazione che lei infliggeva ai Ken. E non arriva neanche a conoscere così bene l'essere umano da poter giustificare la sua scelta finale. Vede la vecchia e si commuove, ma non ha un percorso di crescita. Non vi è traccia di una progressiva acquisizione di umanità da parte della bambola. Paradossalmente, è molto più interessante ciò che succede a Ken rispetto alla vicenda di Barbie. Se la mamma e la figlia, i due personaggi per cui lei è lì e con cui ha a che fare, non fossero proprio esistite, il film non sarebbe cambiato d'una virgola. E lo stesso discorso può benissimo essere applicato ai capi della Mattel, totalmente inutile ai fini della trama. Nuovamente a Barbieland scopriamo come le cose siano profondamente cambiate grazie a Ken, che ha scoperto il patriarcato e ha deciso di instaurarlo anche nella sua realtà. Non si sa bene in che modo, visto che i Ken continuano ad essere i soliti idioti, ma per qualche incomprensibile ragione le Barbie, prima intelligenti e con tutto il potere nelle loro mani, hanno deciso di sottomettersi alla figura dell'uomo forte e sicuro di sé.
Probabilmente questa voleva essere una sorta di critica a quelle donne che troppo facilmente cedono alla volontà maschile, rappresentate dalle classiche Barbie, mentre le bambole più alternative, messe addirittura fuori produzione, sono rimaste immuni al lavaggio del cervello. Posso pure capire l'intento, ma non è possibile sacrificare di nuovo in questo modo la sceneggiatura in favore del messaggio. Non è credibile che in un pomeriggio la società matriarcale di Barbieland venga stravolta in questo modo, considerando anche che le Barbie non hanno mai avuto bisogno dei Ken e non hanno vissuto secoli di abuso da parte di quest'ultimi che giustificherebbero questa totale sottomissione. Il patriarcato istituito dai Ken non è che una versione caricaturale dei peggiori stereotipi maschili e devo dire che inizialmente questa rappresentazione mi ha anche divertito, solo che con il proseguire dei minuti la situazione viene talmente tanto estremizzata e ripetuta da non risultare più interessante. La pellicola ironizza eccessivamente su qualunque tipo di argomento, arrivando così a banalizzare il tutto. Alla battuta numero 497 sui cavalli non ero più divertito, ma annoiato. L'unico momento dove il film sembra prendersi veramente sul serio è quando la madre che aveva trasmesso a Barbie pensieri sulla morte tira fuori completamente dal nulla un monologo pesante come il mondo su quanto sia difficile essere donna nella nostra società. Se la pellicola aveva cominciato a perdermi appena arrivati nel mondo reale, a quel punto mi sono totalmente scollegato. Ero più di là che di qua. Un qualcosa di veramente orribile. Un discorso didascalico da fare schifo, neanche scritto così bene, sembrava la descrizione di alcuni post che le cinquantenni condividono su Facebook perché sentono l'impellente bisogno di urlare al mondo quanto loro siano forti per affrontare un'esistenza tanto difficile. Il film mette completamente in pausa e ti dice, nel caso non lo avessi capito nelle 500 scene prima, questo è il messaggio, questo è quello che voglio dire. Mentre ascoltavo quelle parole ho provato un sincero imbarazzo. La cosa peggiore di Barbie per me non è il modo in cui sono stati rappresentati gli uomini, tutti stupidi e ridicoli, ma il modo in cui sono state rappresentate le donne. Quello che la scena comunica sarà pure giusto, ma la messa in scena non poteva essere peggiore. Già digerisco poco i film che si basano su questi temi, perché secondo me ormai certe idee dovrebbero essere scontate. Sarà che fortunatamente sono cresciuto in un contesto dove mi hanno insegnato l'uguaglianza. Capisco però che il mondo non si fermi al mio orticello, quindi certi messaggi possono ancora purtroppo essere necessari, ma non così, non rappresentati in questo modo. Per qualche inspiegabile motivo, quel discorso diventa una formula magica in grado di risvegliare le Barbie e farle tornare come prima. Non capisco perché, visto che loro non hanno mai provato cose del genere, non dovrebbero avere idea di cosa significhino quelle parole, ma non ci pensiamo, andiamo avanti, chi se ne frega della coerenza narrativa, l'obiettivo è un altro. Viene quindi ristabilito il matriarcato, Ken si mette a frignare perché non può più comandare e visto che Barbie non lo ama, per lui nulla ha più senso. Ci pensa ancora una volta la nostra protagonista a risolvere la situazione. Con un ennesimo monologo che ha rischiato di darmi la spinta finale verso l'altro mondo, esorta il povero Ken a staccarsi dalla sua figura e trovare la propria strada. Un finale che esalta quindi l'indipendenza dell'individuo, mentre per quanto riguarda la collettività c'è ancora da lavorare, visto che i Ken adesso avranno qualche diritto in più, ma ci vorrà del tempo prima che arrivino al pari delle Barbie. Questo perché, signore e signori, non lo avrei mai detto, ma ci troviamo davanti a una frecciatina al patriarcato. Ebbene sì, lo so che era impensabile, ma è così. Io ci sono rimasto di stucco e credo anche voi, finora ce n'erano state solo qualche migliaio. I Ken rappresentano le donne nel mondo reale, che hanno conquistato sempre più importanza nel corso del tempo, ma vengono purtroppo ancora considerate inferiori agli uomini. L'unica differenza è che le donne hanno lottato per ottenere quei diritti, mentre questi bambolotti devono ringraziare in ginocchio la compassione delle Barbie, comprate quei giocattoli. Sembrerebbe che il film sia finalmente finito, stavo vedendo la luce in fondo al tunnel, pensavo di aver portato a casa la pellaccia, ma c'è ancora tempo per l'ennesimo fottuto monologo. Interessante, manco per il cazzo. Anche questo sarò ripetitivo di una banalità stratosferica, senza contare che non ha nemmeno senso, perché Barbie nel corso del film non ha imparato nulla dell'essere umano, quindi non capisco questo suo irresistibile desiderio di diventare una bambina vera. Dopo il pretenziosissimo pippone su quanto l'esistenza umana sia difficile e complicata, ma al contempo bellissima, il film, davanti al mio corpo agonizzante, si lascia andare a un'ultima battutina e finisce. Sinceramente non so cosa dire, faccio veramente fatica a comprendere come un film del genere possa essere apprezzato, o meglio, posso anche capirlo per come gioca furbescamente con lo spettatore, ma mi stupisce che così tanti recensori, che dovrebbero avere una visione leggermente più ampia di uno spettatore medio, si siano lasciati abbindolare da questo specchietto per le allodole. C'è chi è arrivato a definirlo un film geniale, di cui si parlerà per anni, addirittura un capolavoro. Ma stiamo scherzando? A me pare di essere arrivati alla follia più totale. Magari sono io ad aver sbagliato e ho interpretato male i vari significati della pellicola. Se pensate sia così, fatemi pure sapere la vostra nei commenti.
Sono molto curioso di sapere le vostre opinioni, che siano o meno d'accordo con la mia, purché si mantenga un tono rispettoso senza aggredire nessuno e contrassegnando sempre gli spoiler. Concludo questo video con una comunicazione di servizio per i pochi fedelissimi che sono rimasti. Visto che d'estate YouTube è un pochetto morto, in questo mese cercherò di essere più attivo su Instagram e TikTok. Nel caso vogliate seguirmi, trovate il link dei miei profili in descrizione.